Plutarco dice: chiediamoci perché abbiamo due orecchie e una sola bocca, ci danno di più delle robe che dovremmo usare di più. Allora provo a farlo usando le orecchie, visto che ce ne sono due. E spesso quando incontro qualche imprenditore, quando stresso Robby, gli chiedo allora come andiamo, quando vedo Paolo che c'ha la cassetta sul fiorino, dico come va? E mi sento dare delle risposte diverse a quelle che ci davano qualche mese fa. Vedete, prima noi potevamo parlare con un imprenditore di questo distretto, indipendentemente dall'impresa, che più o meno ci dava una lettura abbastanza simile. Io gli chiedevo: ma come stiamo andando? Ma insomma, rallentano un po' gli Stati Uniti, però ci sono i mercati emergenti, abbiamo fatto meno questo. E parlando con uno, più o meno c'era un'omogeneità nella lettura del mercato. Ecco, uno dei primi effetti dell'essere nella crisi è questo, che il sistema è già sfilacciato. Ci sono risposte diversissime anche tra imprenditori, piccoli imprenditori dello stesso settore. E la rete di impresa può essere una prima proposta concreta, uno strumento che fa sì che nel momento in cui il mercato dà una sollecitazione, se si è costituita la rete, la sollecitazione è per tutti e si è più forti e si può anche provare a diversificare. La green economy deve essere una grande risposta che anche a questo distretto, giustamente Lucia sollecitava una riflessione territoriale. Lanciamo una sfida, che questo, oltre che il distretto del settore ceramico, possa diventare il distretto del settore dell'energia. Che vuol dire che attorno alla green economy non ci facciamo solo un po' di sostenibilità ambientale, che serve, ma ci facciamo anche occupazione, perché la green economy non sono solo i pannellini e le pale eoliche, sono la cogenerazione che già stiamo facendo, sono le turbine che qualcuno sa già produrre. Cioè, proviamo anche qui a mettere in campo delle elaborazioni che diano concretezza, che assieme ad un tema di grande sensibilità, di grande attenzione, come quello del consumare meno energia, di essere più sostenibili, ci aggiungiamo anche qualche elemento di futuro, di occupazione e di mercato in più. Non tutto si fa e non tutto avviene per legge. C'è un problema anche di come le regole vengono attuate, c'è un problema anche a volte dell'apparato intero della pubblica amministrazione. L'altro giorno è arrivato un allevatore di maiali e mi ha detto: sai, ma non sono mai un farmacista me. Cioè, mi chiedono di darglieli lavati, disinfettati, mi chiedono di avere un'aia che non è un'aia. Bisogna anche qui avere l'intelligenza, sì, di porre la regola e di farla rispettare, ma di sapere che se tu da un contadino ci vai e gli guardi il pozzo nero dopo una settimana che ha piovuto, probabilmente in quel momento lì tracima. Noi siamo un tessuto fatto di piccole, piccolissime imprese. Quando noi facciamo un accordo, e ne abbiamo fatti tanti, ne abbiamo fatti 570 tra province e regioni, per rispettare quel patto contro la crisi che diceva: usciamo dalla crisi ma usciamo senza perdere un posto di lavoro. Ma quando noi salviamo 120 lavoratori su 120 della nuova FIMA, quando ne salviamo 400 su 400 e non contiamo che perdiamo un pezzo di artigiani che c'erano dentro, un pezzo di indotto che viveva di quel lavoro lì, un pezzo di precariato, perché non è che quando i medici sono precari, gli insegnanti sono precari, i lavoratori sono precari, non sono posti di lavoro persi, sono posti di lavoro persi anche quelli, perché dietro il precario c'è la stessa famiglia uguale alla mia e alla vostra che da quello stipendio tira a campare. Allora ci vuole anche qui la capacità di mettere in campo degli strumenti che complessivamente salvaguardino l'occupazione nell'accezione più larga. Mille imprese hanno già beneficiato delle risorse per la ricerca della regione, mille giovani emiliano-romagnoli ricercatori tra legge 7 per l'innovazione e tecnopoli andranno a lavorare nel settore della ricerca. Non ci sono questi numeri in tutta Italia, voi sapete quanto poco sia ideologico, però io penso che questi siano risultati importanti. E con il lavoro dei tecnopoli, con la ricerca prodotta nei tecnopoli, l'obiettivo è che questa ricerca trasferita alle imprese possa produrre rilancio e nuova occupazione. Poi c'è il tema fondamentale della sanità. Io Stefano lo accennavo, voglio solo fare un approfondimento su questo, perché su questo distretto è importante in tutta la rete provinciale. Attenzione, la spesa sanitaria non è esplosa. La spesa sanitaria 15 anni fa era il 6,5 del PIL, dopo 15 anni è il 6,7 del PIL. La spesa sanitaria, non sto parlando della parte sociale, previdenziale, che quella ci comporterebbe un altro ragionamento. Qual è il problema? Sono le prospettive, l'invecchiamento della popolazione e in particolar modo lo sviluppo tecnologico, la competizione in sanità.
porta a fare a tutti le cose più costose e più remunerative, se è competizione di mercato. Ma soprattutto porta a far esplodere la domanda in sanità, mi sembra evidente. Il problema è che con quale tipo di rapporto e con quale tipo di privato. Intanto in un rapporto in Emilia-Romagna e Modena che non è sostitutivo ma è integrativo, perché il privato ha dinamiche parallele a quelle del pubblico e non si sostituisce. E quindi è una logica che non è di competizione ma è di integrazione. Guardate, questo è fondamentale. C'è una grande questione di cui mi sono occupato e che mi sta particolarmente a cuore, Stefano lo sa, che è tutto il riconoscimento che anche in questa fase abbiamo fatto della famiglia 360 gradi. Lo dico perché ancora oggi leggo polemiche rispetto a convivenze, famiglie, idico regionali. Non è affatto così. Abbiamo fatto un provvedimento molto chiaro che dice: in questa regione non si discrimina nessuno, si dà accesso ai servizi a tre tipologie di soggetti diversi tra loro, nessuna equiparazione, persone, famiglie e convivenze. Perché non è giusto discriminare l'accesso ai servizi rispetto al legame giuridico che lega le persone. C'è un ultimo punto, che è stata il tema della legge per le nuove generazioni. Abbiamo fatto una legge che potesse riconoscere tutti i luoghi di aggregazione, gli spazi educativi. Io penso che dovremmo avere l'attenzione anche di restituire alle generazioni che seguiranno e che verranno dopo di noi quello che in un qualche modo è stata l'opportunità educativa che abbiamo avuto. Adesso in sala ci deve essere il mio primario, il mio allenatore, il mio educatore, la famiglia che mi ha fatto fare il liceo, l'università, che mi ha dato una mano a comprare la casa. Io vorrei che queste opportunità fossero per tutti. E siccome le reti si stanno sfilacciando, e siccome non a tutti è dato di avere questo tipo di rete di sostegno, io penso che le istituzioni non possano rimanere indifferenti di fronte ad una difficoltà proprio di presenza nella comunità, di presenza sociale, soprattutto dei più giovani. Attenzione, se noi non sapremo coniugare, ce lo ricordava Aldo Moro un po' di anni fa, le battaglie e rivendicazioni per i diritti e le libertà che hanno caratterizzato la generazione che ci ha preceduto, con una nuova stagione che è quella della responsabilità, dei doveri e della responsabilità. Lo diceva Stefano, io benissimo che del bono si sia dimesso immediatamente, poi noi abbiamo un problema, che non dobbiamo arrivarci del bono, non dobbiamo arrivarci, il PD non ci deve arrivare, dobbiamo avere una classe politica che è quella che abbiamo, e il fatto che si reagisca in questo modo, io voglio anche pubblicamente, Stefano, per quello che abbiamo dal primo momento dichiarato, per i comportamenti che abbiamo tenuto, senza né strumentalizzare né condannare, ma dicendo che la nostra idea, la nostra concezione di impegno politico prevede altro, e quando questo accade lo accantoniamo. Rimaniamo lì perché c'è bisogno, e torno al tema della serata, proprio rispetto alla crisi. La crisi non si passa a colpi di legge, a colpi di delibera, si passa con uno scatto comportamentale, individuale delle nostre comunità.